Ben trovati, nuova lezione di zoologia, stavolta dedicata al phylum dei platelminti. L'albero filogenetico degli animali ci consente di fare un po' il punto della situazione rispetto ai phyla che abbiamo già presentato. Osserviamo dunque l'albero filogenetico da sinistra verso destra, che ricordo essere l'ordine della complessità crescente, e al tempo stesso l'ordine cronologico secondo il quale i diversi phyla del regno animale si sono affermati su questo pianeta. Dapprima i poriferi o spugne e a seguire i celenterati o cnidari. Ricordo che la acquisizione della simmetria propria dei celenterati o cnidari ha rappresentato una tappa significativa dal punto di vista evolutivo e dal punto di vista invece della sistematica zoologica ci è assai utile per distinguere un phylum dall'altro. Scorgendo l'albero filogenetico, incontriamo i platelminti, i nematodi e gli anellidi. Si tratta di tre fila accomunati da una circostanza, comunemente li chiameremmo vermi. Si tratta infatti in tutti i casi di animali vermiformi, animali il cui corpo è particolarmente allungato, ma che sono sufficientemente distinti gli uni dagli altri, tanto che li annoveriamo all'interno di fila differenti. Il phylum dei platelminti, il primo dei tre fila di animali vermiformi, comprende al suo interno ben 25.000 specie, che siamo soliti distinguere in tre classi. Ricordo che la classe è una categoria sistematica di maggiore dettaglio rispetto alla categoria sistematica phylum. Ricordiamo dunque le tre classi dei platelminti, che sono i turbellari, i trematodi e i cestodi. Ve li presento per immagini. Come turbellare vi presento Planaria dugesia, tra i trematodi vi presento Fasciola epatica e tra i cestodi vi presento Tenia solium. Vi prego di soffermarvi sulle convenzioni che riguardano il corretto uso della nomenclatura binomia, quella che dobbiamo a Linneo e che ci consente di associare ad ogni forma di vita una etichetta che consista di due parole, la prima delle quali riporti il genere di appartenenza di quell'animale e la seconda delle quali riferisca la specie. Vi faccio notare come sia obbligatorio che la nomenclatura binomia sia riportata in corsivo, che il nome del genere presenti come iniziale una lettera maiuscola e che il nome della specie sia scritto con l'iniziale minuscola, esattamente come potete leggere sullo schermo. Fate caso, Planaria dugesia è scritto in corsivo, il genere di appartenenza è Planaria e reca l'iniziale maiuscola, la specie dugesia reca la iniziale minuscola. Quali sono le caratteristiche importanti dei platelminti? Dapprima la simmetria bilaterale. E beh, questa è una tappa significativa. La simmetria che annoveravamo nel phylum precedente era di tipo diverso, era una simmetria radiale, come quella che vedete nell'immagine riferita ad un modello di anemone di mare fotografato o immaginato dall'alto. Una simmetria radiale, infatti, è una simmetria che consente il riconoscimento di infiniti piani capaci di dividere il corpo dell'animale in due metà, che siano l'una l'immagine speculare dell'altra. La simmetria bilaterale, quella che rappresenta una chiave di volta nella storia evolutiva degli animali e che per la prima volta incontriamo nel phylum dei platelminti, è qui rappresentata nel modello che vedete in riferimento ad un animale ben più complesso, ad un pesciolino. Ma la simmetria dei pesci è la medesima dei platelminti, cioè è una simmetria bilaterale. Tutto avviene come se esista un solo piano capace di dividere il corpo dell'animale in due metà, che siano l'una l'immagine speculare dell'altra, un po' come per il corpo umano. Dunque passiamo da una simmetria radiale che ci consente di individuare infiniti piani di simmetria ad una simmetria bilaterale che ci consente di individuare un solo piano di simmetria. Vi faccio notare come l'acquisizione della simmetria bilaterale
viaggi in tandem con la cosiddetta cefalizzazione. Il corpo di un animale che presenti simmetria bilaterale è un corpo piuttosto allungato che ci consente di riconoscere un capo o regione cefalica ed una estremità opposta, una regione caudale, ad esempio nel caso dei vermi platelminti. E questo fa riferimento anche ad una prima organizzazione di cellule a significato nervoso che sono più concentrate nella regione cefalica, nella regione caudale. I platelminti, per esempio, mostrano all'osservazione una significativa organizzazione di cellule a significato nervoso presso la regione cefalica e quando più cellule di questo tipo si organizzano per assolvere funzioni più complesse di quelle che ciascuna di esse separatamente avrebbe potuto assolvere, si parla generalmente di gangli nervosi. Una seconda peculiarità dei platelminti è quella di una totale assenza di celoma. Il celoma è quella cavità interna al corpo degli animali che accoglie e protegge i visceri, cioè gli organi interni, e che sarà peraltro la competenza che tra i tre fila di animali vermiformi ce ne consentirà una ripartizione. In particolare, nella prossima videolezione parleremo di nematodi pseudocelomati e ancora di anellidi francamente celomati, ma al momento i platelminti mostrano di non possedere alcun celoma, ragione per la quale si diranno acelomati, come dire, privi di celoma, privi di una cavità interna al corpo degli animali. Sono ancora animali protostomi, questo significa che se io potessi osservare il loro sviluppo embrionale, riconoscerei un certo stadio di sviluppo che si chiama gastrula, che mostra l'organizzazione di una sorta di cavità che si chiama blastoporo, e se poi potessi seguire il differenziamento delle strutture prossime al blastoporo, nell'adulto troverei la bocca. Quindi si tratta di animali protostomi, giacché dal blastoporo della gastrula ne sortirà la bocca nell'adulto. Voglio mostrarvi subito un video che dura qualche minuto, se sarà necessario lo accelererò, è già di per sé estremamente accelerato, perché ci mostra un esperimento, planaria, che viene tagliata, vedete, c'è un lieto fine, altrimenti non vi avrei mostrato questa immagine. Vedete le due metà? Una regione cefalica sulla sinistra che è stata separata per amputazione da questa regione che è la regione caudale. Guardate che cosa accade alla regione caudale il giorno dell'amputazione. Qui le immagini sono ingrandite di 30 volte rispetto all'originale e scorgerete presto una risposta sorprendente di planaria. Forse state pensando a qualche cosa che di simile accade nelle lucertole. Sappiamo che una lucertola a cui venisse amputata la coda non sarebbe necessariamente destinata alla morte perché in qualche modo saprebbe riparare la coda perduta. È pur vero però che in lucertola il moncone di coda perduto non rigenererebbe un'altra lucertola, ma tenderebbe a degradarsi. E invece in planaria accade qualcosa di ben più sorprendente. Ricominciamo un attimo dall'inizio di questo esperimento. Una planaria è stata tagliata a metà con un taglio netto, in genere si fa con un bisturi sterilizzato. Ne abbiamo ottenuto due porzioni, una regione cefalica ed una regione caudale, ma ci stiamo accorgendo di come ciascuna metà rigeneri la metà perduta. Quindi, se è vero che in qualche modo possiamo fare l'analogia con le lucertole, perché anche qui la regione cefalica ripara e rigenera la coda perduta, la novità, la questione assai sorprendente nei platelminti, in particolare in planaria lucgesia, è che la regione caudale è capace di rigenerare la regione cefalica perduta. Capite che l'esito di questa rigenerazione saranno due planarie, due individui che evidentemente saranno geneticamente identici tra loro. Eh sì, non c'è stato alcun mescolamento di materiale genetico tra individui diversi. E dunque questo esito, se ci pensate, corrisponde all'esito di una modalità riproduttiva.
Eh già, perché a partire da un unico individuo ne otterremo due. Una modalità riproduttiva che però dovremo annoverare tra le modalità riproduttive asessuate, perché non ci sarà stato quel mescolamento di informazioni che è proprio di modalità riproduttive sessuate che incontreremo più avanti nello studio della zoologia e che genereranno variabilità. Per contro, in questa modalità riproduttiva asessuata, che chiamiamo rigenerazione, al pari delle modalità riproduttive asessuate già incontrate nei fila precedenti, penso alla gemmazione di cui vi ho parlato presentandovi il ciclo metagenetico dei celi interati, penso alla frammentazione di cui vi ho parlato presentandovi i poriferi, ecco, anche in planaria, anche nei platelminti, la modalità riproduttiva asessuata genera cloni, cioè genera individui che sono identici tra loro e sono anche identici all'animale che li ha generati. Si tratta cioè di modalità riproduttive differenti, ma accomunate da una circostanza, l'assenza del partner. E quindi l'esito è in qualche modo riassumibile con una parola chiave, uniformità. Le modalità riproduttive asessuate generano uniformità e non variabilità. Desidero mostrarvi un'altra classe di platelminti, i cestodi, in riferimento a Tenia solium, ben più nota come verme solitario. Guardate la lunghezza di questo parassita intestinale, fino a 9 metri. Questo è il suo scolice, la porzione più cefalica, dotata di ventose che consentono a questo animale di ancorarsi all'interno dell'intestino dell'ospite definitivo. E già, questo animale ci consente infatti di presentare quelle che sono le possibili relazioni interspecifiche, cioè le relazioni che due animali di specie diverse possono stabilire tra loro. Ne scopriremo tante nel corso del nostro studio, ma possiamo anticipare che talvolta queste relazioni saranno di reciproco vantaggio, penso alle simbiosi, talvolta saranno neutrali, indifferenti, ma talvolta produrranno il vantaggio dell'uno a svantaggio dell'altro, ed è proprio il caso del verme solitario, di Tenia solium. La relazione che Tenia solium stabilisce con il suo ospite definitivo, che talvolta è l'uomo, è di parassitismo, cioè una relazione dalla quale Tenia ricava il vantaggio di nutrirsi di ciò di cui l'uomo si nutre, e comportando un disagio all'ospite definitivo, Homo sapiens, che evidentemente, pur nutrendosi, vede indebolirsi, poiché gli effetti della sua alimentazione recano vantaggio al parassita e non a se stesso. In quella immagine potete individuare una descrizione tratta dalla rete del ciclo di Tenia solium, che come vedete ha un suino, talvolta anche un bovino, come ospite intermedio e spesso l'uomo come ospite definitivo. Un buon trucco per mettersi al riparo dal rischio di ospitare questo parassita è quello di cuocere adeguatamente le carni delle quali ci alimentiamo. Bene. Io mi fermo qui, spero che questa lezione abbia suscitato il vostro interesse e vi do appuntamento alla prossima lezione e vi auguro buona scienza, come sempre. Ciao, ciao, ciao.